Ciao a tutti, sì, allora oggi è un video dove non mi faccio vedere, è un video molto easy perché lo vedo in un sacco di canali e volevo farlo anch'io, e cioè il What's on my iPhone. E così no, perché è bello guardicchiare le cose che hanno nei telefoni gli altri anche per scoprire nuove applicazioni, quindi vabbè, insomma, mi piaceva come idea. Dunque, ho questa bellissima voce perché stamattina mi sono svegliata con un raffreddore assurdo, quindi vabbè, ce la terremo così. Comunque, questo qui è il mio telefono, che è un iPhone, davanti è bianco, 6S, è grigio, dietro è grigio, molto basic, da 16 giga. La cover l'ho presa su Amazon a 9 euro e mi piace un sacco perché è praticamente del mio colore preferito, ovvero azzurro. Questa è la schermata, insomma, iniziale con questo sfondo bellissimo a righine blu che ho trovato su Pinterest, mi pare. Vabbè, poi invece dentro ho questo qui, sì, è tutto molto sparaflesciato. Ho questo scacciasogni qui che ho trovato in un'applicazione che vi farò vedere dopo. Questa è la schermata iniziale, che è bellissimo anche questo, comunque guardate che bell'azzurro. Va bene? No, non mi piace l'azzurro. Allora, nella prima schermata, vabbè, qua sotto c'ho il telefono, Safari, email e la musica, che in realtà la musica non c'è, dopo vi spiegherò perché, anche perché è solo 16 giga, quindi non ci tengo dentro la musica. Qui ho i messaggi, l'orologio, poi qui ho una cartellina fotografia con foto e fotocamera, poi qui ho la produttività, o così la soprannominata iPhone, e ho il meteo e i promemoria dove scrivo tipo, non lo so, le domande dei tag, roba del genere, le mappe che mi servono molto spesso e volentieri, le note e il calendario dove ogni tanto scrivo qualcosa ma uso di più l'agenda che avete visto prima. E poi qui ci sono le impostazioni e l'App Store, niente di che. Vabbè, come potete vedere è tutto racchiuso in cartelline e non ho molte cose perché non mi piace, mi piace che si veda lo sfondo e non che si vedano tutte le applicazioni. Vabbè, poi qui ho la cartella messaggi dove ho WhatsApp, Line, Messenger di Facebook e Skype. Poi abbiamo questa cartella qui, che è la cartellina social, che abbiamo Facebook e le pagine che uso per, insomma, tenere attiva la pagina del canale e la pagina dell'Hiroshima il caffè. Se vi va, vi lascio il link qui sotto, che tra poco faremo anche un evento il 3 e 4 settembre. Poi ho Instagram. Che come vedete, vabbè, le prime cose sono libri, poi vabbè, gente, cose, Instagram sappiamo tutti com'è. Ho Goodreads, Goodreads è l'applicazione praticamente dove scrivo che libri sto leggendo, a quanto. La cosa più bella che mi piace è che di Goodreads è che si può aggiornare lo stato del libro e si può vedere a quant'è. Sì, adesso sono un po' indietro. Poi vabbè, come dicevo, pagine, Twitter che uso poco, cioè ci sono dei giorni in cui scrivo veramente tantissimo, proprio anche cavolate, e giorni in cui leggo e basta, oppure proprio non lo guardo mai. Telegram che uso non proprio spesso, e Tumblr che uso più dal computer che dal telefono perché se no lo scarico subito perché sto lì a cinzonare, a guardare foto, eccetera. Poi ho una cartella nominata Fotografia dove ho Afterlight, che è un'applicazione a pagamento dove però possiamo modificare le foto. Questa è la foto che ho fatto ieri sera al vestito da maid e ci sono degli effetti veramente veramente carini. Come dicevo è a pagamento, però costa tipo 1 euro e qualcosa, 1,99 euro, una roba del genere, quindi l'ho presa e è veramente carina anche se non la uso proprio spessissimo. Poi ho Layout, che è quello di Instagram per fare i collage, diciamo che uso anche questo gran poco. Snapchat, perché vabbè, il mio nome sarebbe lì Lollipop, perché l'ho scelto insieme alla mia cuginetta di 11 anni e vabbè. Poi ho Squaready che è per, insomma, creare le cornici, diciamo, alle foto se le foto sono troppo grandi, tipo prendiamo questa, ecco qua, e sì, vabbè, ok.
E questo poi diventa praticamente il riquadro di Instagram e la foto dentro è più piccola. Cioè in Instagram si vede tutta questa parte qui e la foto si vede così, così, insomma, quanto vi pare e piace. E potete fare tutto quello che volete, è carina come applicazione, anche se anche questa la uso gran poco, devo dire. Poi abbiamo Pitu, che è una bellissima questa ragazzina con il maiale. Bene, va bene. Adesso è diventata anche come Snapchat, fantastico, non la apro quasi mai. E comunque è un'applicazione dove praticamente voi vi fate una foto dove siete struccate e vi potete truccare. E PixArt, che in realtà non uso, non so neanche come si usi, non mi ricordo perché l'ho scaricato, vabbè. Poi ho musica, che infatti la musica io l'ascolto da Spotify, YouTube e lo studio che mi aiuta un po', insomma, a vedere i commenti quando li lasciate e rispondere da qui, anche se poi non mi fa rispondere da qui, non so perché, quindi rispondo da qui o dal computer. Infatti per quello non riesco mai a mettere faccine e cose del genere. Utilità, e abbiamo Shazam, e l'applicazione di Trenitalia, Amazon, che mi serve per vedere quando ordino i libri e cose del genere, il traduttore di Google che spesso mi serve, questa applicazioncina qui che è sicuramente molto utile a noi ragazze, quindi avete già capito di cosa si tratta, e Pokémon Go, che lo sto usando insomma parecchio, dai, anche se non ho tantissimi Pokémon. Adesso vi faccio vedere il mio Pokédex, vediamo se ci sono Pokémon in giro. C'è un Rattata qui davanti a casa mia, c'è sempre un Pokémon. Infatti ieri ce n'era uno che mi manca, però mi è scappato. Sì, ho solo due starter, va bene. Allora ne ho 56 visti e 55 catturati. Eccoli qua. Da 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 da. Sono molto orgogliosa di questo Pokémon qui, che non ce l'ha quasi nessuno, perché l'ho trovato a Barcellona. E poi sono molto orgogliosa di alcune Pokémon che ho catturato molto faticando e altre invece no. E vabbè, tipo questi tre. Allora, questo l'ho trovato nell'uovo, questo l'ho trovato, è stato uno dei più difficili da catturare, e questo qui l'ho trovato l'altra sera. E ho l'applicazione Wind e Dropbox, che uso per metterci dentro le foto, perché appunto 16 giga non sono tanti. Poi ho la cartella stile di vita, dove ho Pinterest, che è una bellissima applicazione dove si trovano foto di tutto, veramente di tutto, disegni, torte, vedete, vestiti, ricette, film, telefilm, ecco, Teen Wolf, paesaggi, robe di casa, gioielli, capelli, qualsiasi cosa voi stiate cercando e vogliate, qui sapete, la trovate. Poi ho TV Showtime, dove praticamente è un'applicazione che serve per vedere i telefilm, cioè non è che voi guardate i telefilm, però vi tiene traccia, no, di dove siete arrivati, e vi dice anche quanto tempo avete speso della vostra vita a vedere telefilm. Nel mio caso 3 mesi, 15 giorni e 8 ore. Sì, qui c'è Outlander, dove devo andare avanti, Game of Thrones, My Mad Fat Diary e Blindspot, che però non ho più guardato perché lo facevano su Italia 1, anche gli anime. Poi c'è Jupiter Girls, Attack on Titan. Vi dice anche quando esce un episodio, qui c'è il calendario, vi dice quando esce un episodio e vi dice anche gli episodi che dovete ancora vedere, insomma, delle cose che state seguendo, e poi potete seguire anche altre persone, cose del genere, come tutti i social network. Poi ho l'applicazione di Kaminsung, che mi dice film che ci sono adesso al cinema, che sono usciti, e curiosità sul cinema, insomma. Ecco qua, non c'è niente interessante, mi pare, proprio niente, a parte l'era glaciale forse, e Suicide Squad, che è ancora nelle sale. Il drago invisibile volevo andare a vedere. Poi ho Film al cinema, che è quasi la stessa applicazione di Kaminsung, però ad esempio clicchiamo su Suicide Squad, che l'ho già visto due volte, qui c'è la trama, bla bla bla, e poi qui c'è trova nel cinema più vicino a me, ecco, quindi vi fa vedere dove fanno il film. Quindi se voi volete guardare un film e non sapete dove lo fanno,
usate questa applicazione e vedete dove lo fanno e anche a che ora. Poi abbiamo Society6, che è un'applicazione che serve più che altro agli illustratori o comunque se volete comprare cose un po' particolari, perché qui vedete ci sono un sacco di immagini. E andiamo magari, ecco qui su cerca. Ecco, ad esempio c'è, non lo so, questa immagine qui, ecco, che l'ha fatta qualcuno, l'ha disegnata, l'ha fotografata qualcuno, e qui potete comprare, che ne so, l'orologio con questa immagine, la maglietta, la cover per il laptop, la borsa, e tutto quello che volete, costano un po' e arrivano dall'America, dalla California, ecco la cover, bella, la cover così. E per avere qualcosa di un po' particolare, e ad esempio noi che facciamo illustrazione ci hanno consigliato di iscriverci a questo sito e di inserire insomma i nostri lavori, perché se voi inserite l'immagine . Bene ragazzi, questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!